Sono due i libri che mi hanno proprio formato e ancora oggi li vado rileggendo. Uno è una Bibbia che è Moby Dick, è una specie di tutti i romanzi possibili, sono dentro quest'unico grande romanzo, c'è anche un'enciclopedia delle balene, ed c'è tutto. Ed è una forma anche di scrittura dove veramente c'è tutto, c'è anche dei pezzi teatrali a un certo punto, sono proprio le battute, entra Starbuck e parlano a dialogo sul ponte che è proprio teatro allo stato puro. E l'altro è Lo straniero di Camus, che ho letto in un periodo difficilissimo della mia vita. Chi è quello che dice Aden Arabia nel libro? Dice: avevo 18 anni e non permetterò a nessuno di dire che è il periodo più bello della vita. Il periodo in cui ti vuoi suicidare, in cui non capisci più, tu ti stai trasformando. Insomma, stavo molto male, un periodaccio veramente più brutto forse della mia vita, tra i 17 e i 18. Ero a letto per una rissa che avevo fatto con un gruppo di fascisti fuori dalla scuola e quindi stavo ancora peggio, ero ammalato, un'infezione alla bocca, insomma stavo veramente. E non so come uno dei miei compagni del liceo mi portò questo libro da leggere. Avevo gli occhi così gonfi che non riuscivo neanche a leggere. E ho cominciato a leggere Lo straniero ed è il libro che mi ha permesso di uscire da questo stato di profonda crisi depressiva. Questo personaggio è diventato per me un esempio di speranza totale, che è un personaggio che dice sempre la verità, anche quando sa che la verità gli va contro, no? Che sarebbe più facile dire qualche altra cosa per salvarsi la pelle, è uno che va fino in fondo, dice esattamente quello che sente e vive la vita per come la sente. A 17 anni, 18 anni, trovare un personaggio così mi è sembrato una rivoluzione. Ecco, io amo Marina Abramovic molto e la amo perché mi spiazza sempre, tutte le cose che fa sono crude. Sta su una montagna di ossa spolpate, vere, con tutto il sangue che pulsa intorno, e ha il coraggio sempre di essere lei, di mettersi al centro di questa cosa con tutto il suo corpo nel tempo che si sta deteriorando. Prima era il corpo di una donna di un certo tipo, adesso è il corpo di una donna che sta diventando sempre più anziana, eppure continua. Questo mi piace molto. Mi ricorda la Judith Malina del Living Theater, no? Questa capacità di essere sempre al centro, non narcisisticamente, qualcosa di più, e mettere il corpo come senso della vita che ti paga, come tempo che trascorre. Ecco, questo piace molto. You have nothing to fear. Beh, la parola scarnificata per Bacon è bella, perché lui fotografava le macellerie, evidentemente trovava nei corpi squartati delle mucche, degli animali che venivano squartati, qualcosa che aveva a che fare con la ricerca sul corpo umano, e credo che molto abbia influito in lui questo scavo. Quello che non mi piace invece è di Damien Hirst, che squarta le mucche in due, le mette nella formalina e ci fa vedere le mucche squartate. Quello lo trovo veramente, ecco, lui, Cattelan, tutti questi non mi piacciono. Cioè, sono tutte forme molto contemporanee di un'arte che è già venduta prima di essere prodotta. Sembrano prodotti di collezionismo, non prodotti d'arte, prodotti di commercio. Purtroppo l'arte visiva è diventata merce ormai e vincono i collezionisti e le gallerie d'arte, fabbricano gli artisti, mentre prima andavano a cercare gli artisti. Questa è una malattia che ha a che fare con la mercificazione di questo estremo lembo di capitalismo in cui stiamo, che sta morendo e ci sta portando alla dissoluzione. Ho in mente di fare uno spettacolo sull'identità con Maria Maglietta, che è la mia compagna. Vorremmo fare qualcosa che ha a che fare con questa parola. Non so bene come sarà strutturato lo spettacolo, un miscuglio di monologo, dialogo. Mi piacerebbe fare un dialogo tra una principessa di Borgata e un ranocchio che aspetta il bacio per trasformarsi in principe. Anche l'incontro tra un neandertaliano e un cromagnone. Ai tempi, all'alba dei tempi, che l'identità è il tema del futuro, secondo me, ha a che fare col problema dell'incontro con l'altro, che oggi è il tema del nostro Occidente. O riusciamo a trovare un'idea per andare avanti su questo incontro, se no avremo le guerre di civiltà, il fondamentalismo
islamico che, a cui corrisponderà poi un fondamentalismo cristiano. Quindi si tornerà alle barricate e alle mura da costruire, alle muraglie. Quindi penso che è un tema che mi affascina molto. E poi adesso dovrebbe uscire anche il mio prossimo romanzo con la Rizzoli, che si intitola Il ritardo di Ginetro, che è un romanzo multiplo, cioè che lavora, parte in un modo, poi un po' come il film Magnolia, no? Che uno una cosa ne richiama un'altra, circolare, e parte dall'idea di che cosa vuol dire arrivare in ritardo. È la storia di una donna che è arrivata in ritardo negli anni 70, non ha fermato il suo uomo che andava a compiere una rapina per motivi politici, e lei era incinta, aspettava il figlio e non gliel'ha detto.